quando parliamo di sostenibilità, di biologico, è chiaro che non è più una tendenza ma è il futuro. Il nostro settore cosmetico, che vale, ricordo, 11 miliardi e 400 milioni con un saldo sulla bilancia dei pagamenti di 2 miliardi e 7, all'interno di questo il settore biologico, green, dato soprattutto dall'erboristeria, vale 1 miliardo e 100 in crescita, per cui è chiaro che la tendenza è quella di fare prodotti sempre più sostenibili, prodotti per il futuro, per consegnare un mondo anche nel consumo del cosmetico, un mondo più pulito. La ricerca è uno dei punti fondamentali del nostro settore, tutte le nostre aziende hanno un grosso comparto sulla ricerca, ricordiamo che il settore cosmetico investe il 7%, che è molto di più della media nazionale. Chiaro che in questo momento fare dei prodotti che possono assolvere tutto quello che stiamo dicendo di green, di biologico, di sostenibile, dobbiamo mettere insieme anche le competenze del packaging, perché non possiamo solo formulare un prodotto sostenibile, ma deve essere sostenibile anche il suo contenitore. È chiaro che è una sfida importante che ha bisogno di tempo e che ha bisogno soprattutto di creare un perimetro nel quale si dice che cosa è green e che cosa non è green, perché alcune cose non sono ancora così chiare. Bisogna continuare in questo discorso sulla ricerca per arrivare a fare dei prodotti sempre più sostenibili, sempre più, ma con grande qualità, chiaramente anche applicativa.